Sono Manuel Lombardoni, il capitano. Il mio ruolo è difensore centrale, anche se non ho sempre fatto questo ruolo. Nei primi anni giocavo come centrocampista, mediano davanti alla difesa, poi col passare del tempo mi hanno arretrato spostandomi in questo ruolo che mi ha permesso appunto di fare il salto di qualità e ad arrivare qua all'Inter. Uno dei miei punti forti penso che sia appunto il palleggio, iniziare l'azione, mentre una cosa su cui posso e devo migliorare può essere dal punto di vista atletico la velocità e rapidità. Manuel Lombardoni è un difensore centrale che ha una buona struttura fisica, bravo di testa, buone qualità tecniche, è un giocatore che è nato centrocampista ed è stato portato nella linea difensiva già prima che venisse all'Inter. Manuel Lombardoni è un ragazzo con delle qualità umane veramente molto importanti. Un ragazzo molto riservato, molto attento, con un carattere anche molto forte per quanto concerne il discorso di rapporti e di crescita. È un ragazzo che guarda molto anche l'aspetto di gestione, di generosità nei confronti degli altri. Manuel è un difensore moderno, un difensore che abbina, oltre a un'ottima struttura fisica, delle qualità tecniche figlie del fatto che lui precedentemente era un centrocampista. È un giocatore bravo nella lettura individuale, bravo a rapportarsi con i compagni, è un profilo molto interessante. Manuel è un ottimo compagno di squadra, nonché un ottimo amico anche fuori dal campo. È uno molto gentile che comunque rispetta sempre le regole, non sgarra quasi mai. E in campo è un ottimo capitano, secondo me. Lì al centro della difesa guida un po' la difesa, ma anche comunque tutta la squadra è, diciamo, il nostro punto forte del gruppo. Vestire questa fascia per me è motivo di grande orgoglio, perché appunto da tanta responsabilità sono fiero di indossare questa fascia e cercare di rappresentare, di fare al meglio questo ruolo. Manuel è un ragazzo timido per chi non lo conosce, riservato, tende a tenere per sé le cose personali, poi se lo si conosce si esprime, è un ragazzo tenero. Mi ricordo quando era piccolino che la sera ci trovavamo qui in sala e visto che la passione di mio padre è il calcio, ci faceva fare scuola calcio, quindi iniziavamo a tirare, ci faceva fare i percorsi e ovviamente li facevo anch'io, quindi la passione per il calcio mi è nata anche a me da quando è nata lui. I miei genitori mi hanno insegnato l'umiltà nella vita, così come nel percorso sportivo che ho fatto, di dare sempre il massimo, di credere in me stesso e di continuare a lavorare senza accontentarmi mai. Ciao! Io auguro a Manuel di essere felice come è felice adesso, perché comunque quello che sta vivendo alla sua età è tanta roba, sinceramente. Fate sempre un lavoro che vi dia soddisfazione e che sia un hobby, che sia una passione, che non sia un lavoro praticamente. Quello è l'augurio che possiamo fare a tutti e due.